Sì, signori, siamo noi, siamo quelli del live show. Alla mia destra, Maria Antonietta Scaramella. Paolo Nuzio. Il popolo del live show. Allora, questa sera abbiamo una puntata, abbiamo gli storici questa sera, le nostre colonne portanti. Esattamente, infatti inizieremo la puntata col dottor Simon Sara per poi capire in quale posto sperduto è stato inviato il povero maestro Mattia Fragassi, per proseguire con i consigli dell'avvocato Gabriele Spotorno nel caso Fragassi ci volesse denunciare. Esatto, abbiamo anche l'avvocato. Per concludere poi con le opinioni di Piero Scottini e Riccardo Biella. Va bene, iniziamo subito allora, Mary, subito dopo la nostra sigla! Iniziamo la puntata con il nostro immancabile nutrizionista. Diamo il benvenuto al dottor Simon Sara. Eccolo! Benvenuto. Grazie. Apriamo come sempre con lei. Grazie. Il nostro nutrizionista preferito. Grazie. Allora, in questa puntata, dottor Sarra, cosa ci racconta di bello? Come vuole distruggere le nostre cellule? No. Come ormai solito fa. Voglio fare una domanda filosofica che un po' rubo un po' la scena alla dottoressa Fratto. Sì. Cioè, il discorso è, la domanda è, ma come facciamo a stabilire quando un piatto o un alimento è buono? Cioè, cos'è nel nostro cervello buono? Cos'è buono? Ciò che ha un sapore... Ma il nostro cervello come fa a selezionare una cosa come buona piuttosto che invece meno buona? E ci sono due risposte. Una è quella biologica e che deriva dal nostro cervello rettiliano, cioè quello più antico. Tutto il nostro apparato sensoriale relativamente all'alimentazione è progettato, dice, si è evoluto per farci individuare gli alimenti che sono fortemente nutritivi, per cui gli zuccheri e i grassi, ed eliminare e invece, diciamo, non trovare gradevoli alimenti che ci possono fare male, che possono danneggiarci. Per cui la puzza di marcio, di rancido, l'amaro ci danno fastidio, ci infastidiscono, mentre invece il dolce e il grasso ci attirano. E questo è l'input base del nostro cervello più antico. Però poi in realtà al giorno d'oggi mangiamo anche cose amare, oppure anche cose non particolarmente gradevoli, ma che pensiamo, per esempio, che ci fanno bene, o alimenti che sono particolarmente costosi. E diciamo, come fanno a mangiare questa cosa? E studi molto raffinati sulle risposte cerebrali dell'alimentazione hanno dimostrato che l'aspettativa del soggetto sono importanti per il gradimento che si ottiene. Non so se mi spiego. Sì. Cioè, se io le offro un bicchiere di Tavernello o le offro un bicchiere di vino da 150 euro, oppure le do due bicchieri e uno dico che è Tavernello e l'altro invece è lo stesso, la risposta, non so come dire, analitica del nostro cervello è la stessa. Soprattutto, nel caso, facciamo bere la stessa cosa, ma presentandoli in due modi diversi. Mentre invece la risposta di soddisfazione è diversa, per cui è molto importante, quando invitate qualcuno a cena, volete fare bella figura, segnalare che si tratta di un alimento prestigioso. Cioè, se io dico, ma mangiamo le frattaglie perché è quello che costa meno. Ah, grazie per l'invito. Esatto. Se invece dico, questo qui è una prelibatezza perché è foie gras incredibile, bla bla bla. Parliamo sempre di fegato, ma nel caso lo presentiamo come una delicatessen, viene
veramente, cioè non è una, non è finto, viene veramente gradito molto di più. Anche la presentazione nel piatto. Anche la presentazione nel piatto, per cui tutto il contesto. Però non sono delle non so come dire, dei trucchi, ma veramente la risposta del nostro cervello e l'esperienza risulta diversa. Pazzesco. Eh sì, e questa cosa si verifica, per esempio, l'abbiamo, è stata studiata nei test di assaggio del vino in doppio cieco. Cioè, nei test di assaggio del vino in cui né chi versa il vino né chi lo assaggia, in panel test sviluppati scientificamente, non c'è tutta quella differenza fra un buon vino, una buona bottiglia da 5-6 euro o una da 150 euro. Non c'è una grande differenza, anzi, i meno esperti prediligono di solito i vini più easy, quelli che costano un pochino meno. Mentre invece, quando c'è una conoscenza del valore della bottiglia, i risultati cambiano incredibilmente. Addirittura anche, come dicevo, sì, è stato proprio fatto, non l'ho detto a caso, anche quando in 20 bottiglie lo stesso vino viene presentato con due prezzi diversi. Sì, sì. E vale sia in un senso che nell'altro. Se un vino costoso viene presentato come poco costoso, o un vino poco costoso ma buono viene presentato come molto costoso, i risultati di gradimento sono diversi. Sì, grazie dottor Sarra, poi sentiremo anche la dottoressa Frattola se è vero quello. Per cui che quando invitate qualcuno dirò ho comprato guarda, fate vedere lo scontrino, costa un sacco di soldi, che non è una cosa cafona per nulla. Lasciate esatto, l'etichetta, io lo faccio. La bistecca costa 35 euro che il vino allora se facciamo un totale, io ho speso per darvi da mangiare da bere tot, non è che voglio indietro i soldi, però ve lo no, dico no, però anche dire questo qui è un particolare, la bistecca lo prendo, dai, senza evitare di dire i prezzi, però dire questo qui è un filetto, sono andato a prendere una macelleria, il vino me l'ha portato un mio amico, così mi farete bella figura. Va bene, grazie dottor Sarra, ci vediamo con lei la prossima settimana, ma il nostro prossimo ospite ce lo presenta la Mary. Vai Mary. E ora ci colleghiamo in un luogo sperduto con il maestro Mattia Fragassi. Oh, ecco qui il maestro Fragassi. Eccoci qua. Buonasera. C'è un po' freschino qui. Dove si trova? Allora, mi trovo in un luogo abbastanza sicuro, comunque non preoccupatevi, io sono in Russia adesso. Sì, sono in Russia, non sta succedendo niente di particolare qui comunque. No, beh, quindi... sì, però insomma, stia attento. Ma sì, ma cosa vuole che succeda? Non è un problema. Comunque, allora, perché siamo venuti qui in Russia? Siamo venuti qui a capire come sta facendo il nostro... Non amico, ma presidente, conoscente neanche, del presidente, insomma, imperatore, zar, se si dice, non so, a continuare questa guerra, da che cosa è supportato fondamentalmente. E dicono che ci siano delle potenze occulte che lo stanno aiutando a sostenere comunque i militari o comunque questa guerra. Perché infatti sulla TV russa che cosa è successo? Hanno fatto una sorta di trasmissione un po' come la nostra, cioè una cosa comunque di elevato livello culturale. Ah, bene. Sì, esatto, hanno fatto vedere questo sciamano che ha preparato un rito esoterico per appunto aiutare i militari russi. Quindi sì, cosa ha fatto? Ha offerto fondamentalmente a questi spiriti, ipotetici spiriti sovrannaturali, una testa di toro. Allora, adesso, magari era di plastica, anche perché come stiamo vedendo forse non è che gli sta aiutando più di tanto, perché questo deve essere una guerra lampo, se non sbaglio, una guerra lampo, e sta continuando purtroppo ancora per il popolo ucraino. Quindi diciamo che il signor Putin è aiutato dagli sciamani, insomma, hanno chiesto agli spiriti della terra di supportare i combattenti, no? Perché in realtà ogni arma effettivamente è utile per vincere, per contrastare questa atroce guerra. E quindi niente, insomma. Quindi degli sciamani. Quindi sciamariti sciamanici, sì. E quindi ci sono.
degli sciamani, penso, qui. No. Sì. Lei li sta vedendo? Sì, vedo gli sciamani a cavallo di Tori. Sì, no, 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 ma io sono italianski. Italianski. Stia attento. Cosa posso dire, Paolo? Non lo so, Pupo. No, ma Pupo è un nemico della Russia. No, ah, no, ah, mi stanno per sparare. No! No, 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 si tolga, maestro. Vabbè, niente, è finita forse nella peggiore dei modi per il maestro Fragassi. Non so se ci sarà la prossima settimana. Maestro? Lei c'è? Vabbè, è rantolante, però c'è. Bene, bene. Bene, 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 mi fa piacere, allora ci vediamo con lei la prossima settimana. Invece io, sa dove sono stato? Beh, no, non può rispondermi. Io sono stato a Finale Ligure qualche giorno fa dall'avvocato Spotorno. No, niente, il maestro Fragassi è morto. Vediamo. Bentrovato e bentornato, avvocato. Anzi, io torno perché, insomma, io mi fa sempre molto piacere tornare in questa straordinaria Finale Ligure. Allora, in questa puntata di cosa vuole parlarci? Parleremo della guida in stato di ebbrezza e soprattutto dell'opportunità di svolgere lavori di pubblica utilità e i benefici che conseguono da questa scelta. Aprite bene le orecchie. Molto importante, anche lei, direttore, certo. Perché stiamo parlando in guida di stato di ebbrezza, no. Forse... Il direttore è molto esperto in questa materia, potrebbe forse fare lui la lezione. No, io se bevo non guido. Anzi, dico molto sempre, bene. Dico sempre non guidare che devi bere. Bravo, bravo direttore. Questo diciamo prevenire, la prevenzione è sempre la cosa migliore. Se però non abbiamo fatto prevenzione e... ci hanno beccato. Fanno... Sì, beh, a volte è anche facile, cioè, si bevono due bicchieri di vino, digestivo, sì. Non sei ubriaco ovviamente, però è palloncino. Palloncino, oltre 0,50, magari oltre 0,8 perché ti prendono proprio nel momento ascendente della curva, guida in stato di ebbrezza. Che cosa fare? In questo caso andate immediatamente da un avvocato. Subito, dovete andarci il più velocemente possibile. Perché? Perché se è la prima volta che vi hanno beccato e vi hanno contestato la guida in stato di ebbrezza, c'è la possibilità di eseguire i lavori di pubblica utilità, quindi fare dei lavori socialmente utili, solitamente non sono tantissime ore, si va in un range tra le 20 e le 60 ore massimo, poi magari cambia da tribunale a tribunale, io mi baso su quelle che sono le indicazioni del tribunale di Savona, e lo svolgere in maniera corretta questi lavori di pubblica utilità dà dei vantaggi assolutamente molto importanti. Prima cosa, estingue il reato, quindi nel casellario sei pulito una volta che... Esatto, non rimane la macchietta della guida in stato di ebbrezza. Seconda cosa, se c'è stata confisca del mezzo, la confisca del mezzo viene eliminata, quindi... Ricordo sempre, come diceva lei qualche anno fa, di intestare sempre il mezzo ad altre persone, perché così non possono farti, non possono requisirtelo. Assolutamente, assolutamente. Vedo che hai imparato, direttore. Però nel caso in cui la macchina sia intestata a voi e ve la confiscano perché siete con un tasso superiore all'1,5, eliminano la confisca e quindi voi non perdete la macchina ma ve la ridanno indietro. Terzo vantaggio, che è il vantaggio più importante di tutti, è il fatto che dimezzano la sanzione accessoria della sospensione della patente. E questo forse è il vantaggio che nella vita quotidiana è l'aspetto più importante, perché tutti noi, se ci ritirano la patente, non possiamo più lavorare, abbiamo difficoltà, perché la patente oramai serve
quasi a tutti ed è indispensabile per quasi andare al lavoro, tutti. Oppure utilizzi i mezzi di trasporto, ma magari devi uscire di casa 6 ore esatto. prima. Per esempio, noi liguri, abitando in paesi piccoli e magari ci dobbiamo spostare da un paese all'altro, o io devo andare in tribunale a Savona, se mi ritirassero la patente sarebbe un bel problema muoversi anche con i mezzi pubblici, perché qui non abbiamo una grande rete di mezzi pubblici. Di trasporto, Quindi il fatto che dimezzano la sospensione della patente, questo è molto importante. Però per ottenere questo bisogna chiedere i lavori di pubblica utilità, svolgerli ed arrivare alla termine, alla conclusione del procedimento con il provvedimento del giudice che appunto dimezza questa sanzione accessoria. Ecco perché vi dico, andate immediatamente da un avvocato, perché altrimenti, se state a tergiversare, rischiate di perdere questo beneficio. Perché vi faccio un esempio molto semplice: limite tra 0,8 e 1,5, sospensione minima 6 mesi, ridotta 3 mesi. Se voi andate subito dall'avvocato riuscite a stare dentro i 3 mesi. Se già fate passare 1 o 2 mesi, andate già oltre. E tutto il tempo che fate in più è tempo che perdete, che sostanzialmente riducete gli effetti positivi di questo bonus. Quali possono essere i lavori di pubblica utilità? Ma solitamente si va presso la Croce Rossa oppure a lavorare presso i comuni e magari si fa lavoro di segreteria piuttosto che pulizia. Nella Croce Rossa spesso fanno lavare le ambulanze o qualche cosa del genere, ecco. Grazie, grazie avvocato, come sempre, utilissimo. Grazie a lei direttore e alla prossima. Alla prossima. E ora spazio alle opinioni, convinzioni di due anziani ma rimasti giovani, Piero Scottini e Riccardo Biella. Eccoli qui! Allora, questa sera parliamo di un libro, in principio era il vino, Viaggio tra le antiche osterie del territorio piacentino, di Sandro Romiti. Perché ne parliamo? Perché Piero e Riccardo sono due accaniti bevitori, giusto? Sì. No, noi beviamo solo vino, non acqua. Non acqua, esatto. L'acqua serve per lavarsi. L'acqua arrugginisce. Con moderazione. Con moderazione. Gradiamo, buon bicchiere. No, esatto. Direi a Piero, di raccontarci qualcosa del libro, dato che hai anche contribuito proprio alla stesura. Sandro Romiti è un amico che frequenta il nostro posto di lavoro con noi all'archivio Cisano, dove appunto si beve anche. Si vedono solo delle bottiglie, non hanno esposti i libri. Cioè, non abbiamo documenti, abbiamo soltanto abbiamo una cartina. No, è un libro che possiamo inserirlo in quello che si dice historia minor, cioè minore non nel senso di meno importante, ma meno conosciuta, perché tratta appunto un percorso, va ad indirizzare l'attenzione su determinate osterie. Qui l'autore ne analizza 25, perché se nel territorio piacentino la mappatura ci dice che ce ne sono più di 100, ecco, quindi ci vorrebbero 4 libri all'incirca per indicare tutte le osterie. E il bello di questo volume è che analizza la storia delle singole osterie, che alcune poi si sono trasformate in ristoranti, in trattorie, si sono trasformate in bar, quindi hanno non più osterie, ecco, andando a fare una ricerca genealogica. Quindi lui è passato di porta in porta, di osteria in osteria, ovviamente fermandosi a mangiare, presumo, ecco, e ha fatto un po' di genealogia. Quindi ecco il bello del libro,
perché fra 50-100 anni, ecco, questo libro servirà a far capire nel territorio piacentino quali erano i centri di aggregazione, le osterie, eccetera, eccetera, che si sono evoluti, si sono trasformate, alcune non ci sono più, non ci saranno più, fra tanti anni. Ecco, questo è il contenuto di base. Poi ovviamente c'è stato una, così noi altri dell'archivio abbiamo contribuito, abbiamo messo, abbiamo, diciamo, alzato il tono culturale, se volete, ma tra virgolette, virgolettato, mettendo quelle che sono le osterie che uno ritrova un po', per esempio, nella letteratura, nella pittura, nella musica. Per esempio, c'è un capitolo dedicato a Giuseppe Verdi e per esempio le osterie. Ecco, per esempio, sappiamo che il papà di Giuseppe Verdi, appunto, aveva un negozio in cui, appunto, si vendevano generi alimentari, eccetera. Lui stesso, il padre, curava un'azienda agricola, e quindi anche Giuseppe Verdi è legato per certi versi. Giuseppe Verdi poi ha scritto e ha musicato, appunto, la famosa Traviata in cui beviamo nei lieti calici. Ecco, quindi anche nella e anche in altre opere di Giuseppe Verdi. Poi, per esempio, troviamo il vino e comunque il tema delle osterie anche, per esempio, nella letteratura. La vediamo, per esempio, nella Bibbia. Vediamo e ricordiamo benissimo l'episodio di Noè e dei figli, Sem, Cam e Jafet, no? Appunto, Noè che i figli lo trovano ubriaco e quindi vuol dire che aveva ecceduto, insomma, nel vino. Ecco, poi le cose sono andate come sono andate. E quindi questo andare a vedere un po' le osterie nel territorio piacentino, solo territorio piacentino, è una bella ricerca storica che appunto tramanda queste cose che tante volte non vengono ricordate nel tempo. Poi invece per alleggerire un po' il testo, che è fatto di foto, di testimonianze, anche dirette, no? Riportate direttamente, per alleggerire un po' il testo si è voluto mettere il gioco delle osterie, che è sulla falsariga del gioco dell'oca, quindi si gioca con i dadi. Ecco, ci sono le famose 23 caselle, che al posto di alcune di queste ci sono le 25 osterie. Come si gioca? Ecco, come si gioca? Sì, un bel gioco è questo: si tirano i dadi, ovviamente bisogna evitare quelle caselle in cui ci sono c'è la botte, c'è il bicchiere, c'è uno strumento che comunque è legato un po' al vino, alla bottiglia, eccetera, e invece bisogna andare nelle caselle dove ci sono le osterie. Chi vince? Vince chi prende, chi riesce a entrare più spesso nelle caselle, e chi perde ovviamente paga in una delle osterie, una delle 25 osterie, il pranzo a chi perde. Ecco, si gioca da 3 a 6 giocatori, e quindi così, questo per alleggerire un po' il testo. Ovviamente delle osterie ne hanno parlato altri autori autorevoli che hanno scritto anche loro volumi sulle osterie del territorio piacentino, quindi con altre notizie, ma è una lettura, ecco, piacevole, ma è una lettura storica particolare, perché le osterie sono un punto centrale, ecco, nella socializzazione, ecco, questo un po' il testo. Riccardo, tu l'hai letto questo testo? Ho letto un po' e poi soprattutto ho vissuto, partecipato a distanza, esatto, la preparazione, il dialogo tra l'autore, Pie
ero... Che vi trovavate per i dialoghi? Beh, ovviamente in osteria. Però non il vino, ma prendevamo lo spritz, perché oggi non si dà più il vino bianco, il vino rosso. Comunque è veramente l'osteria è un simbolo, un'icona di socializzazione genuina, forse ancorato al passato, ma anche al presente. Erano dei seri centri di aggregazione di una umanità semplice che si ritrovava con i suoi pregi e con i suoi difetti, ma genuina, vera, umanità genuina. C'è proprio, a questo proposito vorrei citare proprio il famoso trittico, no? Il famoso trittico, quasi trittico sociologico, che ha caratterizzato i nostri paesi, quindi il nostro territorio, la nostra storia, ma forse ancora il nostro presente, tetico dei tre punti di aggregazione che hanno contrassegnato la nostra così la nostra esperienza, insomma, di vita. E in ogni paese c'era la chiesa, l'osteria e la piazza, e queste cose hanno creato e hanno tenuto unito i paesi. Ripeto, con i pregi e con i difetti, perché però è vero questo, se ci pensiamo, no? Un paese senza chiesa, senza piazza e senza osteria è un non paese. È un dormitorio. È un non paese. Sono i famosi luoghi non luoghi, sì. Quelli che non hanno. Quindi veramente hanno caratterizzato, hanno segnato e hanno contrassegnato la vita delle comunità. Io ricordo qualche tempo fa c'è stato alcuni, proprio nella nostra provincia, forse è successo anche in altre, nella nostra diocesi, ecco, c'erano alcuni sacerdoti, che molti dei quali vivevano e vivono, diciamo così, un po' in prima linea nel territorio di montagna, sì. Dove c'è ancora, ci sono ancora anziani, ci sono che risiedono, un po' si è spopolato, però, insomma c'è tutto un mondo, no? Che loro conoscono bene, e auspicavano, purtroppo sono state chiuse per questioni anche così di equilibrio economico tra tante realtà, tante osterie, auspicavano il ritorno, sentirlo dire un prete che ha... No, ma questo te lo dico per sottolineare l'importanza dell'aggregazione, sotto il punto di vista dell'aggregazione umana, quindi della socialità, che avevano questi luoghi. E qua ho trovato, proprio lo leggo, così un piccolo brano che secondo me è molto significativo, riassume quello che volevo dire, per sottolineare come questa iniziativa editoriale è profonda, sì. Popolare, umana. Nei secoli passati le osterie in Italia erano presenti in numero elevatissimo sul territorio e costituivano il principale punto di aggregazione dopo la piazza e la chiesa. Erano frequentate soprattutto da uomini in orario serale, nei giorni feriali e nei giorni di festa anche al mattino e nel pomeriggio. Per molti le osterie erano la preparazione laica alla successiva funzione religiosa. O un ritrovo prima del convenire nella piazza per discutere di affari. Qui accadeva di tutto, tra giochi, conquiste, provocazioni, discussioni e non di rado anche risse. Per secoli hanno mantenuto, ed oggi quelle che sono rimaste sul territorio, con gli adattamenti del tempo, continuano ad avere quella tipica connotazione di allegria e socialità. Ecco, in queste poche parole c'è condensato il valore sociale, sì. Sociale delle osterie, importanti proprio per la vita del nostro territorio, dei nostri paesi. Quindi, viva le osterie, e viva le osterie. Sempre. Ma il libro dove lo si può comprare? Perché? Libreria si può comprare a Libreria Romagnosi e a Piacenza, ma a Piacenza. Avrà anche il sito internet, penso che si possa ordinare quello. Mi pare di sì.
Molto bene, direi che possiamo concludere con l'aforisma di Piero. Che è proprio di quelli proprio belli, ecco, di un attore francese, Jean Carmet. La sola arma che tollero è un cavatazzo. I cavati sono dei vini che... Questo bisognerebbe farla circolare, questa... Soprattutto in questo tempo storico. Eh sì, quello sì, assolutamente. Grazie Piero, grazie Riccardo per essere stati con noi. Ci vediamo come sempre mercoledì prossimo alle 22.30 qui su DTV. Buona serata a tutti, ciao! Ciao, ciao Paolo, ciao a tutti, grazie, alla prossima!